Ciao, sono Marco Giorgi della Your Voice Record. Qualche giorno fa la mamma di una cantante mi ha detto: Mia figlia ha una bellissima voce, dovrebbe avere successo. quindi, secondo la mamma di questa cantante, basta avere una bella voce per poter avere successo. Tutti noi sappiamo che non è così. Vi siete mai chiesti effettivamente che cosa serve per avere successo? Quali sono le cose fondamentali per poter avere successo nel mondo della musica nel 2022? Avete mai fatto una lista delle cose che effettivamente sono fondamentali per poter raggiungere il successo? Io ci ho provato. Partiamo dalla cosa più semplice, la voce proprio. Che cosa vuol dire avere una bella voce? Che cos'è una bella voce? Secondo me, una bella voce è una voce intonata, ovviamente questo. Una voce che mi sa emozionare, che mi sa trasmettere qualcosa. Ultima cosa è che abbia un timbro riconoscibile, che abbia un timbro diverso, un timbro particolare. Perché se una cantante canta bene, ma ha il timbro uguale a quello della Pausini, per carità, complimenti, ma la Pausini c'è già. Bisogna avere un timbro originale, riconoscibile al primo ascolto. Seconda caratteristica molto importante, le canzoni. Bisogna avere delle belle canzoni, certo, ma bisogna avere delle canzoni moderne che si sposino perfettamente con la nostra tecnica vocale e con il nostro personaggio. Delle canzoni in cui noi risultiamo assolutamente credibili in quello che diciamo. Terza caratteristica molto importante anche questa, la presenza scenica o carisma, chiamiamola come vogliamo. Come dice un mio caro amico Giampaolo Roselli, quando si sale sul palco bisogna avere personalità, non bisogna essere trasparenti. Il carisma è una cosa veramente complicata anche da descrivere. Un grande produttore degli anni 80, Trevor Horn, parlando di un suo artista famosissimo che si chiama Seal, diceva: quando noi andiamo in giro, Seal passa e la gente si volta anche se non lo conosce. Il carisma è qualcosa onestamente difficile da imparare, o lo si ha o non lo si ha. Quindi personalità, carisma, presenza scenica sono delle doti veramente importanti. Quarto punto fondamentale, la capacità di relazionarsi col pubblico, la capacità di creare empatia con il pubblico, di buttare un ponte fra noi che siamo sul palco e la gente che ci ascolta. Pensate a Vasco Rossi, una star pazzesca, che però non fa sentire la distanza con il pubblico. Vasco Rossi è uno di noi, che racconta le sue fragilità, le sue paure, i suoi errori. Non si sente la distanza fra noi persone normali e lui che sta davanti a tutto quel pubblico, a quel grande pubblico. Quindi è fondamentale creare questa empatia fra noi e il pubblico che ci ascolta. Quinto fondamentale del successo, non mollare mai. Questo è un lavoro che richiede una determinazione pazzesca, perché non sai non solo se arriverà al successo, ma quando arriverà. Bisogna tenere duro nonostante le mille difficoltà, nonostante i mille no che vi diranno. Nelson Mandela diceva: il vincitore è soltanto un sognatore che non si è mai arreso. Ecco, questa è la mentalità fondamentale che serve per fare questo lavoro. Sesta caratteristica fondamentale per avere successo è il sapere lavorare in team, in squadra. Pensate a quante competenze servono al giorno d'oggi. Pensate solamente a tutto il lavoro che c'è da fare sui social network per far sì che il vostro progetto venga fatto conoscere. Pensate alla preparazione del tour. Pensate banalmente alla scrittura dei pezzi e degli arrangiamenti. Serve una quantità di competenze enorme e da soli è praticamente impossibile riuscire a farlo. Quindi occorre che voi sappiate lavorare in team, in squadra. Settima caratteristica, avere un budget a disposizione per finanziare la vostra carriera. Ho sempre pensato, ho sempre paragonato l'inizio di una carriera nel mondo della musica a quello di un inizio di qualsiasi attività, aprire un negozio, creare un'azienda, aprire uno studio commerciale. All'inizio servono dei soldi perché tutte le persone che vi aiutano in questa operazione devono essere pagate. Anche il grande Michael Schumacher, il più grande pilota di Formula 1 della storia probabilmente, all'inizio della sua carriera, i go-kart per gareggiare se li pagava da solo. Faccio però una piccola precisazione: molti pensano che avere tanto denaro sia sinonimo di successo. Il denaro serve ovviamente, più se ne ha, più si mette in promozione, più facile che la vostra canzone arrivi lontano. Ma se manca tutto quello che abbiamo detto prima, soprattutto le prime quattro caratteristiche, quindi voce, canzoni, presenza scenica e capacità di creare empatia. Potete avere tutti i soldi del mondo, ma
probabilmente al cuore della gente non ci arrivate lo stesso. In questa lista manca una cosa fondamentale, che è il talento, ma semplicemente perché penso che la parola talento sia l'unione delle prime quattro cose fondamentali che vi ho detto: voce, canzoni, presenza scenica e carisma, e capacità di creare empatia con il pubblico. Ultimo fondamentale, che secondo me serve per avere successo, è il famoso fattore C, la fortuna con la C, il culo, però il cuore. Il fattore C che cos'è? È il trovarsi al posto giusto nel momento giusto. È una cosa che non dipende totalmente da te. È il destino che si deve mettere di mezzo. Andando a leggere la storia dei grandi artisti, ti rendi conto che a un certo punto è successo qualcosa. Un incontro, la canzone giusta al momento giusto per l'occasione giusta. Quando le cose si mettono esattamente nel modo giusto. Una volta in un'intervista al grande, grandissimo Giorgio Faletti, che è stato un comico, un cantante e uno scrittore veramente incredibile, un giornalista gli disse: tu hai avuto fortuna perché hai preso il treno quando è passato. Il treno della fortuna, intendeva il giornalista, ovviamente. Faletti rispose: sì, è vero, io ho avuto fortuna a prendere il treno quando è passato, ma quando è passato il treno io ero alla stazione, mi disse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che ci dobbiamo fare trovare preparati nel momento in cui passa la grande occasione. Mi auguro anche questa volta di esservi stato utile. Se volete, vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Your Voice Record. E al prossimo video.